Ci racconta come si è sentita quando ha scoperto la malattia di Carlotta? Dicevo, in verità sono stata contenta quando ho saputo quello che effettivamente aveva, perché erano anni che stavamo rincorrendo non so cosa, perché ci dicevano questo e quell'altro, sua figlia è noiosa, dice che ha male, invece non è niente. Poi quando mi ha saputo quello che forse aveva, quello che forse ha, perché ancora non sono convinta, non so cosa abbia, io spero che non abbia niente, che siamo in un brutto sogno, che domani ci sveglieremo e non c'è niente. Questo è quello che penso io, quello che mi auguro. Cosa le fa più paura di questa patologia? La mia paura è che mia figlia non riesca a sopportare più il male, la sfiducia, farcela. Qual è invece la sua speranza? Speranza è che c'è sempre qualcosa di nuovo nella medicina. Secondo lei servono Ollos per aiutare i pazienti? Io ci spero, certo che servirà. Quando più siamo, più combattiamo, più riusciremo a fare qualcosa. Grazie, abbiamo finito. Vuole mandare un messaggio a Carlotta? Carlotta, noi ci siamo, tu lo sai. Adesso siamo ancora di più, ti siamo tutti vicino, ti vogliamo bene. Siamo arrivati adesso, arriveremo domani, arriveremo lontano tutti insieme.